Buonasera alle 22:10 minuti in diretta su Rete 8 Sport. Il Pescara rimedia una figuraccia alla Spezia, la sesta sconfitta stagionale, la quarta nelle ultime sei partite. Lo Spezia dunque vince 4-0 il risultato finale, un Pescara che è rimasto in partita per i primi 25-30 minuti. Una volta subito il gol c'è stato un crollo soprattutto nella ripresa, ne parleremo diffusamente in modo approfondito con Gianluca Colonnello. Buonasera, buonasera Gianluca. Buonasera. 105 presenze in Serie A. Certo. 150 in Serie B. No, 127 in B. E 150 in Serie C. Mentre Bruno Pace, insomma, tra l'altro ha ricevuto anche un omaggio dai tifosi del Bologna, mi sembra. Dalla società per le 117 presenze in Serie A? Con la maglia del Bologna. Sì, una specie di sì. Più sì. Le coppe, insomma, arriviamo a 130, 140. No, di più, Massimo. 150. Ah, 150 Beh, comunque, insomma, è una cosa di cui andar fieri, no, orgogliosi. Sì, a distanza di tanto tempo, voglio dire, la società che si ricorda. Se avessi superato i miei momenti di crisi con più elasticità, avrei fatto molto di più, perché ogni tanto mi mettevano da parte per un po' di tempo. Allora io capivo che se avessi insistito. Cioè, dovevi rinsavire per poi. Riparte sempre dall'idea che io ho giocato da professionista, non ho fatto il professionista. Grandissimo. No, per una mentalità diversa, sciocca, leggera, superficiale. Però tutto. Ma tu stavi avanti già allora, stavi avanti. Sì, giocavo in attacco. Naturalmente sì. Si scherza perché si parla di calcio, malgrado questa prova davvero imbarazzante, soprattutto nella ripresa contro un avversario, diciamola tutt'altro che irresistibile, siete d'accordo? No, Spezia, insomma. Avversario senza dubbio la portata di questo Pescara. Sì, a livello del Pescara, però subire 4 gol ha rappresentato oggi per il Pescara una doccia fredda. Nei primi 28-30 minuti, squadra abbastanza dinamica, faceva ben sperare. Poi subito il primo gol, come molte volte il Pescara anche quando ha subito delle rimonte, va giù a livello psicologico. È un grave problema perché il campionato di Serie B è molto lungo e se continuano questi alti e bassi può rappresentare veramente un problema serio. Bruno, come l'hai vista? Ma io sono d'accordo in parte, ma con il mio amico. No, l'aspetto psicologico segue una mancanza tecnica di solito, perché se uno vince psicologicamente è sempre a posto, perché il Pescara si è dimostrato proprio insicuro. Se tu vai a vedere che almeno dopo un tempo non c'è stato un tiro in porta e nel secondo tempo non c'è stata un'ammonizione, è tutto passivo, tutto guarda, ma dove ti presenti se giochi senza neanche cattiveria, senza, insomma, appunto questo. Non hai preso un'ammonizione, non l'hai presa tutto quanto, e allora l'unico tiro in porta di Brugman, insomma, di controbalzo di così eccetera. Quindi questa è una squadra però ti lascia allibito, perché nella rampa di lancio, dopo un paio di partite buone e tutto quanto, poi fai una partita del genere. Era successo anche prima, dopo le vittorie a Cremona, i pareggi e queste cose qua. E quindi questa è una squadra che secondo me soprattutto ha un leader fuori dal campo, ma un leader particolare che è il mister, e non ha un leader in campo, voglio dire, perché Brugman è un leader tecnico di palleggio, ma non è sicuramente un critico psicologico e particolare. E quindi questa squadra nei momenti di difficoltà non ha nessuno a cui appigliarsi. E su questo siamo d'accordo, perché ne parlavamo anche prima di andare in onda, no Gianluca? Il deficit anche sul piano della personalità. I dati parlano chiaro. Se nelle ultime sei partite Pescara ha ottenuto 4 sconfitte, un pareggio e una vittoria, fino ad oggi è stato un cammino altalenante, ha subito delle rimonte, cioè il risultato, cioè che qualcosa non va, è di semplice lettura.
se si subiscono rimonte vuol dire che spesso e volentieri, come ho detto prima, a livello psicologico, a livello caratteriale e di leader, perché si parla spesso di leader, di solito alcuni anni fa quando avevamo all'interno della squadra ce n'erano 11, 12, 13, l'asse centrale spesso e volentieri si dice l'asse centrale deve avere dei leader, sì, giocatori di esperienza che soprattutto nei momenti di difficoltà si portano dietro gli altri, per questo è molto importante l'esperienza nel calcio. Assolutamente, allora Santolo Caliendo e poi faremo un riepilogo di questa giornata in Serie B, naturalmente ci sono altre tre partite da giocare tra domani e lunedì. Santolo Caliendo scrive: buonasera carissimo Massimo, agli ospiti di studio, ormai non si sa più che squadra abbiamo a Pescara, sono senza parole per sempre, un saluto grande e affetto alla principessa Noemi, già che non dobbiamo mai dimenticare, assolutamente. Carlo Toschi, un detto recita: quando la fatica supera il gusto, lascia la F punti di puntini e prendi il Lambrusco. Vabbè, mi spiace per Zeman, ma il tempo passa per tutti e poi dovrebbe rendersi conto da solo che un allenatore che per esprimere un concetto di tre parole impiega 10 minuti non può trasmettere emozioni ed entusiasmo a nessuno, neanche a se stesso. Ciclo finito, anche se rimangono i bei ricordi delle due parentesi positive con Foggia e Pescara, per il resto solo calcio utopistico, bla bla bla, lento lento. Beh, però era così anche 6 anni fa o 20 anni fa, Zeman è stato sempre quello, cioè non c'entra nulla. Luca Pantalone, naturalmente io rispetto l'opinione, però insomma mi pare riduttivo, no? Parlare di Zeman in questo modo, cioè che non riesca a trasmettere emozioni perché è lento, cioè, ma l'anno passato, la volta passata, oltre ai tre di talento superiore, sì, c'era anche Cascione che faceva un po' il leader a sua volta, c'era il mediano danese che faceva, c'era Caprari che anche se un giovanissimo però ha personalità, ha sempre avuto carattere, quindi la squadra era un po' diversa. No, ma infatti abbiamo detto il paragone è improponibile con la squadra di 6 anni fa, però Zeman è lo stesso di 6 anni fa, anche nel modo di esprimersi, voglio dire, non è che sia cambiato, anzi forse, sì, forse è più loquace. Sì, però è un conto esprimersi così quando hai i risultati a favore, sì, è un conto quando devi arrampicarti un po' nell'esprimerti. Ma io andrei più nel dettaglio tecnico, se la squadra non funziona probabilmente ci sono dei problemi, probabilmente non è una grande squadra come abbiamo detto, però non può esprimersi neanche come si è espressa oggi, cioè giocare contro lo Spezia che praticamente ti ha asfaltato nel punteggio, addirittura anche sfiorato il quinto gol se non ci fosse stata la super parata di Fiorillo su Francesco Forte, insomma mi sembra esagerato, no? Nel senso che questa è una squadra che può e deve fare di più, almeno contro lo Spezia. Sì, no? però poi rivedremo ancora una volta i gol, se andiamo a vedere i gol sono sempre il frutto di continue disattenzioni, cioè, spesso e volentieri dei soliti, quindi bisogna trovare la strada giusta per risolvere questi problemi, perché sono 4 gol che pesano sul groppone. Oggi sono tornate a galla alcune lacune, no? In fase di non possesso ma anche in fase difensiva. Massimiliano Gentile scrive: 11 in campo più panchina compresa, morti. Buonasera a tutti voi in studio. Poi ancora Donato Rulli: buonasera Massimo, brutta sconfitta, anche brutta figura, non abbiamo un trascinatore in campo, in campo svolgono i compitini. Francesco Marchioni: buonasera, prestazione non bella, la squadra stava dormendo in campo e Zeman anche perché aveva un'altra sostituzione non l'ha fatta, e poi non si è alzato neanche una volta in panchina. Per me Sebastiani lo deve cacciare e riprendere Cosmio. Zeman deve andare in pensione. Cocco oggi ha segnato in primavera, può essere un uomo fondamentale per la squadra. Grazie, ciao e forza Noemi. Forza Noemi, che sottolineiamo e ribadiamo. Allora sì, Cocco oggi è tornato a giocare una partita intera con la primavera, ha segnato su punizione, ho parlato anche con Massimo Epifani, 1-1 il verdetto finale, si è mosso molto bene, insomma sembra
appena recuperato, ci vorranno altri 15 giorni, disputerà altre due partite in primavera e poi sarà pronto, eventualmente sarà a disposizione del tecnico Boemo, Luciano Pasetti, e poi andremo al telefono, tutta colpa dei giornalisti, ma mi faccia ridere, eh sì, perché insomma allude il telespettatore che ha scritto il post alla conferenza stampa di ieri, dove nella quale ha ribadito ancora una volta che alcune colpe specifiche sono proprio dei giornalisti se la gente non va più allo stadio, ha detto Zeman, però insomma a me sembra che abbia voluto spostare l'attenzione. Però anche Zeman quando parla come stasera e gli dicono cosa è successo, lui dice noi sappiamo cosa fare, se poi non lo fanno e via la scaricata sulla squadra e sui giocatori, e noi sappiamo cosa fare, insomma. Cioè lui ha detto una cosa secondo me centrale nel suo post partita, nel post partita ha detto che la squadra ha giocato sotto ritmo e l'abbiamo visto tutti ed è stata lenta e prevedibile. Sei d'accordo oppure no? Ma poi ci deve essere pure, è chiaro, c'è un allenatore in panchina, però la analisi è questa, no? Si sono sempre fatti anticipare, ma ci hanno anche più, ci hanno messo più temperamento per anticipare. Tu non puoi anticipare sto affallando e sorridendo, devi anticipare andando dove sul sodo. Può darsi che il sottoritmo sia stato rappresentato dalla non determinazione. Perché la Spezia poteva utilizzare, secondo me, il Pescara a livello tecnico e superiore alla Spezia, però la Spezia come squadra ha dimostrato che attraverso la volontà, la determinazione si può sopperire, e la compattezza vinci 4-0. Sono d'accordo, ma infatti perché il calcio, chiave della partita è questa, Il calcio è questo, assolutamente. Ma ci sono delle piccole esempi oggi il Real Madrid Malaga ha vinto 3-2, ha segnato negli ultimi 15 minuti Ronaldo e ha sofferto anche una squadra con 30 campioni che hanno vinto qualsiasi cosa, vanno a giocare con una squadra umilissima come il Malaga, possono, se non mettono la determinazione, l'attenzione, possono troppo leziosi, ma questi grandi campioni nostri, però perché sennò può capitare come abbiamo interpretato noi la partita domenica scorsa, ma non io parlavo solo di determinazione, io parlo soltanto di determinazione. Adesso io penso che il Pescara ai Liguri sia apparso come una squadra molle, una squadraccia, una cosa che non esiste, perché qui veramente è una cosa da restare allibiti. 5-6 gol, ma anche lì il primo tempo il forte ha anticipato 2-3 volte la difesa, insomma. Poi ecco, cambia, io l'altra sera sono stato da Mila Cantagallo. Reduce campione. Da Mila Cantagallo è la fortunata trasmissione del venerdì su Radio 8 Sport. La fortunata trasmissione del venerdì su Radio 8 Sport condotta da Mila. Insomma, e c'era ospite Fornasier. E io dopo, tra uno scherzo e un altro, tra una risata e l'altra, come piace interpretare così le cose, no? Specialmente con i ragazzini che metto a fare il segno. Hai detto stai attento che non ti faccio giocare. Ho detto guarda, lei rischia, tu rischi molto, perché hai fatto due splendide partite a Bari e gol. E adesso devi stare attento, perché il mister ogni tanto cambia. Infatti, quelli che giocano bene, ce ne sono 5, 6, 7 esempi di clan. E lui ridacchiava, perché è un ragazzo molto composto, non è che ride, ridacchia. E allora in effetti non ha giocato. È andato così, poi sei infortunato Coda ed è dovuto entrare. Tu sei sempre semi-infortunati. Sì. Coda tra l'altro un problema non sembra serio al ginocchio, invece da valutare bene l'infortunio al ginocchio subito da Palazzi nel primo tempo, sta rientrando a Pescara Palazzi, tra domani e dopodomani effettuerà una risonanza magnetica, speriamo che non si tratti di nulla di grave per questo ragazzo che stava entrando bene negli schemi dell'allenatore. 20:22, andiamo al telefono, chiediamo naturalmente scusa per l'attesa e poi le immagini di questa partita. Pronto Rete 8 Sport? Pronto Massimo, buonasera. Sì, buonasera. Ciao Massimo, sono Franco. Ciao Franco. Saluto a te, a Bruno e a Giorgio. Ciao. Massimo, ti volevo dire, ora stavo guardando delle cose. Allora, l'Empoli e il Palermo, che sono retrocessi insieme al Pescara l'anno scorso, hanno fatto 15 punti in tutto il campionato, tutte e tre. Sì. Meno male, tutte e tre le squadre hanno lo stesso organico dell'anno scorso. Sì. Meno. Allora, l'Empoli e il Palermo sono i primi posti, giocano per vincere il campionato. Sono primo, secondo, terzo e fanno un ottimo calcio con le stesse squadre.
il Pescara con Zeman. Beh, aspetta, però no, giusto per precisare, l'Empoli ha due attaccanti che lo scorso anno non aveva. Caputo e quell'altro, vero? Sono attaccanti importanti. Massimo, il Palermo è la stessa squadra. Più o meno la stessa. No, su quello sì, però sull'Empoli c'è la differenza, secondo me. Sull'Empoli no, però Franco. L'Empoli c'è Caputo, giusto. Caputo, Donnarumma, Abbenasera, ha tanti giovani. Vabbè, comunque, il Palermo è la stessa squadra. Sì. Anzi, si è interpolita. Dice il Palermo lotta per le prime posizioni da 10-12 punti più del Pescara. Comunque Zeman non è che adesso campionato che perde, perde da quando ha preso la squadra in Serie A, ha vinto 4-5 partite con squadre ridicole. Uh-huh. Che secondo me c'ha una rosa, non è la Serie A, perché il Pescara non può lottare per la Serie A con la squadra che c'ha, perché in difesa è inguardabile. Poi ogni settimana cambia la formazione, cioè domenica scorsa Fornasier è stato uno dei migliori, oggi lo toglie e fa giocare Coda. Certe scelte che non hanno senso. Poi niente, se non ci sentiamo vi faccio gli auguri di buon Natale. Grazie anche a te, grazie, Franco. Grazie a voi e vostre famiglie. Grazie. Franco, c'è da dire, sì, ha ragione Franco, che oggi c'è stato l'ennesimo cambio di formazione a partire di Zeman, però insomma 10-11 sono stati confermati rispetto all'ultima partita. Cioè non mi pare, voglio dire, determinante un uomo, anche perché Coda, prima che andasse in panchina, non aveva fatto male, quindi insomma alla fine non è che abbia spostato più di tanto gli equilibri questo avvicendamento. Un fatto è certo, finora non ha mai confermato l'11 dell'ultimo impegno Zeman, questo è vero, insomma, voglio dire, è storia, o no? Sì, venerdì l'ho detto, sì, però voglio dire, Coda, Fornasier, no, stiamo parlando di giocatori sullo stesso livello, dai, se poi vogliamo fare la polemica anche su questo, facciamo. No, non tecnica polemica, di comportamento. No, certo, sì, l'ha fatto tantissime volte, quindi non è questione tra Coda e Fornasier. Cioè, tra Zeman e le scelte che fa dopo che uno ha fatto buono. Però voglio dire, mentre fino a 4-5 domeniche fa, a 4-5 settimane fa, cambiava 3-4 elementi ogni sabato. Vedi, Massimo, adesso invece piano forse si sta avvicinando. Questa secondo me era una curva importantissima, perché faceva capire che Zeman ormai aveva messo il centrocampo tre giornate gli stessi giocatori, però, eccetera. Però Bruno, pure tu hai sottolineato un aspetto importante. Al di là della formazione, oggi è mancata la squadra sotto l'aspetto della determinazione, proprio della vispugnandi, chiamatela come volete. Cioè è venuta meno sotto l'aspetto caratteriale, che è una cosa diversa. Questa è una nota, un'osservazione che spesso ha cambiato giocatori che ci erano sembrati a tutti importanti e di buon rendimento. Questo al di là di oggi o di domani. Può darsi che tutti questi movimenti porti incertezza. Tu dici che porti un po' di confusione. Porto. Guardo sempre dati alla mano, e questo è un dato di fatto. È un dato di fatto. Allora andiamo al telefono, pronto a Rete 8 Sport. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, Alessio Zappacosta. Alessio, buonasera. Sì, salve, volevo solo innanzitutto salutare tutti quanti e faccio i complimenti per la trasmissione. Grazie. Poi grazie. Volevo sottolineare un aspetto importante della partita. In particolare volevo, siccome secondo me non è stato sottolineato che l'organico della specie è fortissimo, ci sono per esempio il terzino sinistro Lopez, è uno dei più forti terzini della categoria. Sì. Secondo me è veramente di un livello superiore. Teniamo conto che ha vinto il campionato col Benevento l'anno scorso, ma poi è di un grandissimo livello tecnico, nonché agonistico. E poi l'organico della Spezia, dello Spezia è molto forte. Non vorrei che praticamente si stia sopravvalutando l'organico del Pescara, perché rendiamoci conto che con i ragazzini a centrocampo non riusciamo ad essere competitivi. Per essere competitivi ci vogliono anche giocatori di qualità, nonché di livello agonistico eccellente. In Serie B, guardiamo il Bari per esempio, il Bari ha un organico eccezionale. Assolutamente. C'è dei giocatori in avanti, ci sono dei giocatori che vanno in panchina, che sono Alessio, io sono d'accordo con lei, ma infatti non stiamo dicendo che lo Spezia è una squadra scarsa, stiamo dicendo che però tra Spezia e Pescara non ci possono essere quattro gol di differenza. Neanche tre. Prego? Chiedo scusa.
chiedo scusa, siccome il mister, non il mister Paccio, ma l'altro mister, Gianluca Colonnello, ha detto che, sì, ha detto che praticamente il livello tecnico delle Spezia non è altissimo, secondo me non è veritiera questa cosa qui, insomma, nel senso che se ci prendiamo una per uno, i giocatori sono fortissimi quelli dello Spezia, quindi al di là della prestazione del Pescara, che oggi è stata assolutamente deficitaria sotto l'aspetto fisico, però chiaramente anche i giocatori dello Spezia sono fortissimi, e quindi l'organico del Pescara non è un organico al passo che si permette di fare un campionato di Serie B di alto livello, insomma. Questo, scusa Franco, ma lo Spezia non aveva 3 punti meno di noi, mi pare, però, tutto questo fortissimo gruppo tecnico, però stava dietro a noi di 3 punti, insomma, mi sembra... Però una squadra che secondo me ha raccolto pochissimo rispetto alle prestazioni che ha fatto, perché se andiamo a vedere le prestazioni dello Spezia, sono state sempre delle prestazioni di livello. Sì, cioè, chiaramente poi Alessio, lo sappiamo, sì, che non sempre. Sì, Alessio, sì, diciamo così, perché siamo d'accordo sostanzialmente. Lo Spezia è sicuramente una buona squadra in questa Serie B, che è una Serie B molto equilibrata, mai come quest'anno. Però lei converrà con me, tra Spezia e Pescara, pur essendo lo Spezia una buona squadra, non possono esserci 4 gol di differenza. Sicuramente così, però voglio dire, così almeno sintetizziamo, va evidenziato solamente che i giocatori dello Spezia non sono scarsi, tra noi ma non l'abbiamo detto. Adesso noi abbiamo detto che io ho detto, il mio incipit è stato uno Spezia, un avversario tutt'altro che irresistibile, non significa che sia una squadra scarsa, assolutamente. Però è un avversario tutt'altro che irresistibile, questo lo possiamo dire. L'aggettivo non è stato. Però chiaramente il problema è anche poi l'altro aspetto della questione, che i giocatori del Pescara, mi viene da considerare che forse presi singolarmente non sono così di altissimo livello per fare un campionato competitivo ad alto livello, quello potrebbe essere il problema. Ecco questo sì, questo magari può essere così. Questo può aver centrato l'aspetto organizzativo certo, dell'allenatore di Zeman, che chiaramente è un allenatore che gioca, cioè le sue modalità di giocare, però solamente quello. Perfetto, va bene comunque. Grazie mille, Alessio. Grazie per questo intervento, dobbiamo andare in pubblicità alle 20.31, tra l'altro a me è piaciuto tantissimo dello Spezia, non lo conoscevo, Maggiore, sì, è stato uno dei centrocampisti, uno dei giocatori migliori della squadra di Fabio Gallo, è un classe 98 che è cresciuto, se non vado errato, proprio nello Spezia. Anche Pessina. Pessina sì, si conosceva bene, più o meno, capitano della nazionale Under 20, però secondo me ha fatto meglio di tutti Maggiore, questa è stata la mia... almeno analisi vedendo la partita di oggi, è entrato in occasione del primo gol, ma anche in occasione del raddoppio di Amari, che è appena entrato, insomma, ha fatto gol. Un giocatore sicuramente molto, sì, molto interessante, di qualità ma anche di gamba. 20.31, ci fermiamo per pochi istanti, linea Max Bacilio. 20.37, torniamo in diretta da studio con Gianluca Colonnello e Bruno Pace. Avevamo detto riepilogo della giornata in Serie B, vediamo il quadro completo dei risultati. Ieri pirotecnico anticipo tra Empoli e Frosinone, il tecnico del Frosinone come Zeman, 3-0 in vantaggio, è riuscito il Frosinone a farsi rimontare dall'Empoli, straordinario comunque Caputo, nei minuti di recupero ha segnato una doppietta, si porta a quota 14 nella speciale classifica riservata ai cannonieri del campionato di Serie B. Le partite di oggi: Ascoli-Cremonese 0-0, Avellino-Palermo 1-3, dunque un riscatto immediato del Palermo dopo lo 0-3 di lunedì scorso nel posticipo della 15ª giornata col Cittadella. Carpi-Parma 2-1, il Carpi ha vinto una partita molto importante, tra l'altro il Parma veniva da 5 vittorie nelle precedenti 6 partite, quindi un buon momento, un ottimo momento per la squadra di Roberto D'Aversa, che ha perso a Carpi 2-1. Cittadella
Cittadella batte Salernitana 2-1, si interrompe dopo 12 risultati utili consecutivi la serie della Salernitana che non perdeva, pensate, dal 9 settembre scorso, 1-0 sul campo del Carpi. Pro Vercelli e Entella 1-1, Spezia Pescara 4-0, tra poco vedremo la sintesi della partita. Venezia Novara 1-3, terza sconfitta stagionale per la squadra di Simone, di Pippo Inzaghi, fratello naturalmente di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio. Questa è la classifica, ricordiamo Bari Foggia domani alle 12.30, Ternana Perugia alle 15, lunedì a chiudere il programma Cesena Brescia, il posticipo in programma appunto alle 20.30. In testa c'è il Palermo, dunque scavalca tutti, c'è un nuovo padrone in Serie B, proprio a dimostrazione del fatto che questa Serie B è davvero all'insegna dell'incertezza e dell'imprevedibilità. Palermo 28 punti, Bari, Parma e Frosinone al secondo posto a quota 26, Empoli e Venezia 25, naturalmente il Bari domani ha la possibilità di tornare in vetta, ma in splendida solitudine se dovesse battere il Foggia in uno dei tre posticipi. Abbiamo detto Empoli e Venezia 25, Cittadella 24, Cremonese e Carpi 23, Salernitana 22, Novara 21, Spezia e Pescara 20, Avellino 19, Perugia, Brescia e Foggia 18, Pro Vercelli, Entella 17, Ternana 15, chiudono la classifica Cesena ed Ascoli con 14 punti, dunque classifica sempre molto corta. Classifica cortissima e quest'anno è veramente molto strano. Nelle prime 5 posizioni ci sono le, secondo me, le squadre più forti del campionato. Nelle prime 8, secondo me, il Pescara ci può rientrare tranquillamente. Speriamo che riescano a riprendersi, a riprendere il giusto cammino. Però diciamo, piano piano si sta delineando, soprattutto sì, per quanto riguarda l'alta classifica. Si va via via sgranando, sì, ma, insomma, però nella zona salvezza C'è molta bagaglia. Io sono un po' preoccupato perché contavo molto e conto molto sugli esterni, sulle due ali. Sì. Non hanno messo una nota, che sono due Mancuso e Capone, giocatori, sì, ottimi giocatori. Insomma, questa classifica sembra che giochiamo a ping pong. Passiamo da sinistra a destra, destra a sinistra, via, tutto così. Vabbè, com'è nella storia della Serie B? Noi è arrivato dopo 2 mesi e mezzo, siamo ancora insicuri nel dare un giudizio. Non sappiamo, e il brutto è che forse anche Zeman ha questo problema. Che non sa bene chi deve giocare, come deve giocare, se Koulibaly deve far entrare o no. Koulibaly entra teso perché sa che ha una fiducia da verificare, per cui sbaglia dei passaggi, apparentemente anche le mosche sono ammirate di tutti. Comunque, capisce? Quindi di qua e di là. Ancora adesso noi non sappiamo se ci dobbiamo preoccupare o no. Allora, Giovanni Girolamo, prima delle due telefonate, hai ragione comunque Bruno, perché non sappiamo ancora se è carne o pesce questa squadra. Buonasera, io penso che se tieni i giocatori migliori come Zampano, Benalì e Campagnaro in panchina, scrive Giovanni Girolamo, la risultante non può essere che una sconfitta. Ormai è chiaro che questo gruppo non è adatto al gioco di Zeman. Fino ad oggi abbiamo visto una sola partita convincente contro la Pro Vercelli, che non è proprio questa grande squadra. Pensare che il tempo risolverà i problemi è una illusione. Secondo il mio modesto parere le soluzioni sono due: o a gennaio si stravolge la squadra o si cambia allenatore prima che la situazione diventi irrecuperabile, con una vittoria ogni 6 partite non si va da nessuna parte. Poi squadra di mercenari, firmato Marco Mazzocchetti, che insomma come sto vedendo la classifica, che diciamo è altalenante anche le settimane nei giudizi di tutti, passi dalla vittoria alla sconfitta. Piuttosto tranciante Giovanni Girolamo? Ma dovrebbe essere Giovanni un centravanti, ha giocato lui con la Angolana. Ah, ecco. Giocava centravanti e quando c'era bisogno c'è il centrale. Quindi se ne intende, insomma, di attaccanti di gioco offensivo. Non so se ne intende lui, però era importante per la squadra. Ma siete d'accordo con la sua disamina comunque precisa? Poi non so se è un punto di vista che vi trova d'accordo. Sempre, andiamo sempre lì. Scusa, stavi parlando di vedere. Cioè, lui dice: Giovanni ha scritto: a gennaio o si stravolge l'organico e quindi si interviene pesantemente, oppure bisogna cambiare allenatore. Stravolgere, cioè una cosa è vedere la televisione, prendi i nomi tipo le figurine, il calcio non è questo, cioè c'è una squadra, c'è una società,
i giocatori dopo il mercato non è semplice, e la struttura del Pescara c'ha una grossa, c'ha tantissimi giocatori, certo. Ma questo lo sapevamo anche da quest'estate. Tu con chi stavi in coppia nelle figurine? Con chi sei? Io stavo io con Pascutti. Non ho capito perché hai fatto una domanda del genere a Gianluca. Vabbè, stavi guardando lì. Vabbè, però lui ha affrontato anche giocatori importanti. Tipo Ronaldo, è offensivo, no, ma non l'ho capita. Però non ho capito. Ma un amico, mi sembra sei come Zeman in conferenza stampa. Mi propongo scherzoso con voi, ma che devo stare qua a fare la mummia ad aspettare la telefonata? Anche tu sei nato a Napoli, dalle parti di Napoli. Allora andiamo, con tutto il rispetto, naturalmente, cioè furbastro, astuto Bruno Paggio. Allora andiamo a leggere un attimo il post di Marco Esposito e poi daremo spazio alle due telefonate già in attesa. Buonasera Massimo, e intanto vorrei ricordare a chi invoca l'esonero la pensione Zeman in maniera acida e poco elegante che l'anno scorso, solo alla fine del Calvario, qualcuno ha parlato di esonero di Oddo dopo non aver vinto una sola partita. La squadra è stata allestita male, non si è accontentato Zeman in niente, c'è un partito degli scontenti all'interno della squadra con malumore che si trasmette al resto del gruppo. Zeman cambia formazione per questi motivi. In ultimo una cosa, molti, troppi palleggiatori a vuoto e zero grinta e carattere, Crescenzi escluso. Ciao a tutti, che ne pensate? Ma è diametralmente opposto questo post rispetto a quello di Giovanni di Girolamo. Sì, ma è così. Come cioè, cambiano, no? No, ma ecco, cioè, ognuno dà un proprio giudizio, ognuno può vedere il calcio in una certa maniera, però noi parliamo di cose concrete, cioè, oggi il Pescara ha perso 4-0 e cerchiamo di... Quindi restiamo all'analisi della partita. No, non pensavo che Zeman scrivesse sulla televisione. No. Allora, 20:45, andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Buonasera Massimo. Salve, buonasera. Salve. Ciao, sono Mario, buonasera agli ospiti. Grazie. Come va Mario? Va bene, dopo un'indigestione di gol. No, scherzi a parte, io pure esco fuori dal coro perché mi dispiace per gli ospiti qualificatissimi fra l'altro, io ci conosciamo bene, tu sai che non sono un estimatore di Zeman, però l'unica colpa che do al mister è quella che di aver accettato una rosa non adeguata per il suo tipo di gioco. Anzi, dico io che grazie a lui, che se sta proponendo Brugman, a volte con scarsi risultati, ma a volte con buone prestazioni, vedesi l'ultima partita contro la Pro Vercelli. Oggi no, Zana, noi ci abbiamo tutti i centrali di centrocampo, tutti i play, cioè non abbiamo le mezze ali. Non abbiamo i due esterni alti, perché non ce li abbiamo, perché non fanno il gioco che richiede Zeman. Quindi la rosa è del tutto inadeguata per questo tipo di mister. Poi è chiaro che la squadra, se viene valutata da Pigliacelli e Fiorillo a Zambano, Campagnaro, Balzano, eccetera, 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 alla fine nella media possiamo anche avere una buona rosa, per carità, nessuno lo mette in dubbio, anzi, però non è quando uno prende Zeman sa a cosa va incontro. Cioè non è una rosa funzionale al gioco di Zeman, insomma, questa è la sintesi. Da quello che sto dicendo io, ma lo sto dicendo da agosto, come tu pensai, sì. pure ad Avezzano, se ricordi bene Massimo, Certo. Cioè non è che mi sto scoprendo adesso. Ora speriamo di salvarci e basta, poi un altro anno si vedrà quanti di noi rifaremmo l'abbonamento, insomma, ma non perché ci sarà Zeman, Otto o Bruno Pace, al quale mi sono molto contento se dovesse riallenare lui. E chi gliela fai? Non la faccio. No, allenata a me. Non ce la fa più Bruno. No, ho capito, allenata, fatto diventare una giofeca a me, figurati a questo. No, ma in casa non vorrei prendere, sono i miei figli, i nipoti, le parolacce, le cose. Cioè tu sei, scusa Mario, tu sei stato allievo di Bruno Pace, non ho capito.
Appoggio degli ulivi. Appoggio degli ulivi, addirittura. Hai pagato le quote, sì. La retta l'hai pagata. Caro Mario, grazie, fa piacere quando... Per uno come me che adesso è fuori da un po' di tempo, sentire queste corde di simpatia che arrivano, fa molto piacere, grazie. Ma tu hai lasciato il segno, caro Bruno, forse ti sottovaluti, non lo so. Prego Mario. Niente, e appunto dicevo che purtroppo sono cose che io ripeto da 5 anni e a Pescara non si sta parlando più di calcio, si parla di... affari, e alla fine sì, compriamo gli alberghi, compriamo il Poggio che ho appena nominato, però poi alla fine non ci avremmo giocatori, pazienza, cioè, là ci mettiamo i birilli, insomma, cosa da poco, però ripeto, per me la colpa e il colpevole è il presidente, punto e basta. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, grazie a Mario. Allora, facciamo così, c'è un'altra telefonata, mi pare. Sì, un'altra telefonata e poi vediamo velocemente le azioni più importanti di questa partita. Pronto Rete 8 Sport? Sì, buonasera Massimo, sono Filippo. Salve Filippo. Allora, io vorrei essere sicuramente più pessimista, meno ottimista, più distruttivo dell'amico Gianluca Lornello, che so che parla per affetto, per affezione a Pescara, alla città e tutto quanto. In effetti, a mio avviso la situazione è molto grave, non dal punto di vista tanto del punteggio, dei risultati, dal punto di vista proprio dell'approccio mentale. Questa è una squadra che non gliene frega assolutamente niente di indossare la maglia a Pescara, sono dei lavativi, sono dei mercenari, perché non si spiega un comportamento altalenante sul campo come quello che ci sta offrendo questa squadra quest'anno, e le colpe ovviamente sono da ripartire diciamo più o meno in egual misura tra presidente, allenatore e soprattutto calciatori. Una cosa vorrei, un appunto per Zeman, con tutto il rispetto per la sua professionalità, esperienza e quant'altro, ma se una squadra dimostra di non metabolizzare adeguatamente i tuoi schemi di gioco, ma perché insisti con quello schema lì? Allora a questo punto o cambi la squadra o cambi allenatore, cioè si incapunisce sul 4-3-3, sulle cose, sono cose belle, ma questa squadra non li recepisce, non è il Pescara di 5 anni fa, e probabilmente, ti dico Massimo, non è neanche lo Zeman di 5 anni fa, gli anni passano anche per lui, secondo me ha perso quel carisma, forse ha perso quella forza persuasiva, insomma non è più un leader, un allenatore che si sa imporre, e questi stronzi, scusa il termine, sono dei lavativi, sono dei mercenari, che tanto sanno che quest'anno giocano col Pescara, l'anno prossimo giocheranno con un'altra squadra, vengono comunque pagati, quindi per loro non cambia nulla. Sono stato molto chiaro, mi dispiace essere così. Sì, sin troppo chiaro, magari se potevi evitare quella parola che non ci è molto piaciuta, però insomma... Sì, scusami. Ecco, esatto, perché sempre massimo rispetto, voglio dire, anche perché una settimana fa Filippo, la squadra credo che abbia dimostrato l'esatto contrario di quello che dicevi. Quindi sai, allora, poi dopo il giocatore che ti ascolta dice, ma scusa, cosa stai dicendo? Allora, ma è chiaro, ma proprio per questo è una dimostrazione che lo voglio, cioè un atteggiamento voluto. Ma non lo so. 4-0 ma su questo Filippo non sono molto d'accordo, possiamo essere d'accordo su molte altre cose, ma su questo credo, insomma, limitare la chiave, la lettura di questa partita a questo aspetto, io sinceramente non sono assolutamente d'accordo. Ma non è solo questa partita, Massimo, io faccio un resoconto, diciamo, dell'andamento generale da quando iniziato il campionato. Ora, sì, vabbè, però dire che un giocatore va in campo e fa il lavativo, scusami, ma non mi sembra, c'era pure non mi sembra una spiegazione, cioè non può spiegare 7-1. Ecco, esatto, non mi pare che possa essere così, anche perché andrebbero contro i loro interessi, insomma. Comunque, molti sono anche di proprietà del Pescara, non è che sono giocatori che passano così e vanno che via. La zona play-out massimo sia a pochi punti, insomma, tra 20. Sì, però bisogna sempre stabilire qual è l'obiettivo, però, anche su questo dovremmo discutere. Qual è l'obiettivo di questa squadra? Secondo me, se continuiamo così, è la salvezza, non di più, non ci illudiamo di più, tutti vorremmo. Quindi diciamo che di più. Se dovesse essere la salvezza è perfettamente in linea allora la squadra, e 20 punti, non mi pare che... Il ruolo di marcia, certo, sì, per la salvezza sì, no, ma anche per i traguardi più ambiziosi che si sono... spifferati fin dall'anno scorso, diciamo. Comunque vabbè diciamo che comunque tra play-out e play-off la distanza non mi sembra siderale. Sono talmente deluso, stancato di queste di questo rendimento così altalenante, io non,
non riesco a trovare una motivazione tecnica o d'altro. Ma che interesse ha uno che gioca apposta non al meglio delle sue possibilità? E che interesse ha? L'altro anno sì, torna alla società di appartenenza, però sempre con una quotazione inferiore a quella che poteva, poteva avere. Cioè, se c'è qualcosa che fa entrare il giocatore meno voglioso in campo, la colpa non è del tecnico, della società, la colpa è del giocatore, che non è neanche un professionista, insomma. Quindi non mostrano gli attributi che pure dovrebbero avere, comunque non c'è quella tattica. Comunque che non si offendano i procuratori, ma sa quante ne ho visti i procuratori che quando un gioco lei disattende l'interesse dei miei assistiti. No, vabbè, ma quali assistiti? Tu devi giocare, appunto, devi crearti uno spazio. È l'impegno, secondo me, che manca, è proprio la testa che manca, al di là delle gambe, insomma, tecnicamente non sono scarsi. Però poi fanno queste figure, insomma, perde 4-0 con lo Spezia, posso capirlo col Palermo, con l'Empoli, col Frosinone, col Parma, ma insomma, l'avete detto voi prima. No, no, ma su questo siamo d'accordo, insomma, il Pescara ha rimediato una figuraccia, che ci sia un deficit sul piano caratteriale della determinazione mi pare evidente. La domenica successiva mi sembra una concetto, non vedo una razio. Sì, sì, poi, su questo c'è anche l'imponderabile, per carità, e poi il calcio, sei meglio di me, è un iceberg, noi vediamo la punta, ma chissà cosa c'è sotto. Perfetto. Io ho imparato che quando i risultati non sono ideali sul campo, qualcosa c'è, qualcosa può l'impegno di negativo all'interno della società, spogliatoio, società, non lo so. Ma lo spogliatoio benissimo. Lo spogliatoio va male quando non grazie i Filippo, grazie per questo intervento. Sì, Gianluca, tu che sei stato tra l'altro anche un calciatore, no, non, non solo del Pescara, ma di tante altre squadre, come lo stesso utilizzare Bruno. Utilizzare questi termini, perdi una partita, certo. Mercenario, ok, nel calcio è consuetudine passare con una settimana dalle stelle alle stalle, dalle stalle alle stelle, per utilizzare termini mercenari e altro, secondo me non sta né in cielo né in terra, assolutamente. Quello va oltre, allora la Roma, quando la Roma ha perso 7-1, cosa dovevano fare i giocatori, oppure ricordo un Milan-Juventus 0-6, certo. Segnò due gol, penso ieri, nel Milan c'era Baresi, Costa Curta, pure il Brasile che prese 7 dalla Germania, sì, ai mondiali, sì, ma alcune volte ci sono delle situazioni, però stiamo analizzando stesso discorso, se continuiamo, no, ancora. Allora Filippo ha posto l'accento su un aspetto che è sicuramente è concreto ed è reale, questa squadra non ha carattere, però un conto è non avere carattere nel DNA, un conto invece è farlo volutamente, mi sembra una cosa completamente diversa. Ma uno che ha carattere non ci riesce a farlo volutamente, perché ha carattere. Proprio tra l'altro, insomma, anche questo. Quindi, no, ma pure altre situazioni, tipo cioè il campionato è cominciato, ci troviamo a questa situazione, a fare discorsi, le colpe, le controcolpe, uno deve cercare di, con la situazione che c'è, di trovare la strada giusta perché come ha detto ci sono i play-out, però ci sono i play-off. Però un tifoso che deve pensare, questa squadra è andata onde così perché veniva da una serie di partite con la Cremonese e le altre e poi ha cominciato a perdere partite, poi ha vinto le partite, adesso le ripete. Come ho detto, i dati parlano chiaro. Manca la nelle ultime sei partite ci sono state 4 sconfitte, una vittoria e un pareggio, e nelle altre partite si è altalenato, ci sono altalenati dei risultati convincenti, poi un po' deludenti, quindi è il trend di quest'anno, a oggi è così, quindi non ci sta a meravigliarsi che può darsi va a giocare il Pescara martedì. Ma il trend come si spiega che va per così? Come si spiega? Il trend... O i giocatori non hanno nessuna personalità, oppure anche nessuno inculca il carattere a questi qua. È un concatenarsi di situazioni che sono dovute anche alle caratteristiche dei giocatori. Perché molte volte in alcune squadre ci sono diversi giocatori tecnici, oppure non di carattere, che sono fatti così a livello caratteriale e necessitano di qualcuno di esperienza, perché tra virgolette il Pescara, Bovo, Campagnaro, Balzano, ci sono i giocatorini che hanno fatto diversi campionati di Serie A e di Serie B, quindi necessitano in campo di giocatori che spronano nelle situazioni di difficoltà come sono capitate oggi, si portano dietro gli altri ragazzi, però se vengono a mancare questi punti fermi, secondo me
Tenendo presente il trend è questo, non ci si deve meravigliare. Però l'obiettivo, perché se questa squadra ha come obiettivo quello di vincere il campionato, e secondo me non è così, allora le critiche sono assolutamente giustificate. Di fare un buon campionato, di fare un buon campionato e tentare di inserirsi nella griglia playoff, sì. Allora ma secondo te una squadra che ha Zeman, l'ambiente si accontenta di fare un campionato per salvarsi? Io dico di no, però ci sono, però io non ho detto salvarsi, aspetta, perché qui dopo bisogna essere chiari. La salvezza è un conto, campionato di vertice è altra cosa. Non mi pare che questa squadra abbia i numeri per potersi imporre a fine campionato. È sempre ciò che si dimostra direttamente. Ho capito, Massimo, però siamo a un terzo del campionato e ancora non abbiamo capito niente. Ma quello è un altro discorso. È un discorso che ti porta a perdere 4-0. Però se vediamo la classifica, il 70% di squadre possono parlare come il Pescara, perché a oggi una confusione, c'è una situazione tale. I migliori sono venuti fuori. No, 20 Pescara, 23 Cremonese, 23 Cremonese. Sì, a 3 punti dai playoff. Sì, che c'è la Cremonese. Non è così. Ma sulla qualità è diverso, perché c'hai Palermo, Bari, Parma, Frosinone, Empoli e Venezia. Sì, sì, sto parlando le prime, le strutture delle squadre che sono prime. Sono così perché è così il campionato. Però la Cremonese che ha 23 punti, playoff, è a 3 punti. Quindi si alterneranno sempre situazioni così fino alla fine. Non è ancora il caso di guardare la classifica, probabilmente. Questo, insomma, bisogna guardarla, perché soprattutto in questa situazione. Questo sì, però proprio perché è un campionato molto equilibrato e incerto, magari dovrebbe passare ancora qualche settimana prima di farsi un'idea. Dovremmo farci un'idea tra qualche settimana per capire realmente quali sono le potenzialità di questa squadra. Certo è, come dice Bruno, qualcosa non va come dovrebbe, perché c'è un'altalena di risultati e prestazioni evidente, insomma, no? Quindi questo è il problema serio e concreto da affrontare. Più di una volta ci siamo fatti l'idea e abbiamo dovuto togliere l'idea, abbiamo ripreso l'idea e l'abbiamo ritolta. Che stiamo a fare? Guarda, ho capito, evidentemente è così. Purtroppo mica ci sono dei campionati che tu cominci in un modo e poi non finisci in quel modo. Ha detto prima Gianluca, sono tutti i mediani, i centrocampisti, però tre centrocampisti che hanno giocato 3-4 partite, mi pare, insieme, mi dava la speranza di aver trovato un assetto giusto. E adesso sono di nuovo confuso, come ti ho detto l'altra volta, perché insomma la squadra non ha fatto filtro, non ha marcato, non ha fatto niente. Però ecco, palla all'attacco. Però scusa Bruno, prima della pubblicità, siccome si rimprovera Zeman di cambiare sempre, allora per quanto riguarda il reparto nevralgico sono 6 partite che schiera gli stessi giocatori. Quindi allora mettiamoci d'accordo, perché però oggi non è dipeso dal centrocampo. Perciò ti sto dicendo. È di squadra. È quello il discorso, un altro, è di squadra. Il problema di oggi, perché sappiamo come gioca la Spezia, il Pescara, ripeto, i primi 30 minuti il Pescara, la Spezia, per quello che ho visto io, la Spezia aveva delle difficoltà a capire come si muovessero i giocatori del Pescara nei primi 30 minuti. Ce l'abbiamo noi le difficoltà di capirlo, perché hanno preparato la partita, sapevano come giocava la squadra, come gioca il Pescara, però avevano delle difficoltà. Il Pescara nei primi 30 minuti era dinamico, ha avuto una situazione di gioco, poteva anche realizzare il gol del vantaggio. Poi il problema si pone, però la Spezia gioca così. La Spezia stavano tutti dietro e cercare di ripartire sulle seconde palle e cercare di lottare. Perché sono stati bravi, per carità. Hanno fatto 4 gol, però si va a vedere che subito il primo gol c'è il crollo a livello mentale, totale. Quello è il problema. Non c'è una reazione. Il vero problema è lì: subito il gol, purtroppo c'è stato più o meno il crollo, perché poi il Pescara nella ripresa è completamente sparito. Allora facciamo così: andiamo in pubblicità. Noi cercheremo di convincere Bruno con un'ascia di gomma, quelli là stavano ad aspettare proprio per sbilanciarli e poi ribeccare il contropiede. Mi sembra una cosa abbastanza ovvia, visto. Non ridere, ma fanno tutti così per affrontare la squadra di Zeman. Tutti quanti ti aspettano e ripartono, più o meno fanno così. Però come diceva Gianluca, i primi 25-30 minuti effettivamente non abbiamo corso rischi, però l'inizio non sembrava presagire poi quello che abbiamo visto, cioè il 4-0 finale. No. Tutto qui, insomma. Allora andiamo in pubblicità e poi torneremo finalmente con le immagini.
C'è una mosca in studio che non ci dà tregua dall'inizio della trasmissione, però punta molto su Bruno Pace, non ho capito perché. Una mosca zezze. Una mosca zezze, chissà. Allora, 21 e 8 minuti, facciamo così, vediamo subito quello che è successo alla Spezia, vabbè sapete tutto, però vi faremo vedere almeno in un minuto e mezzo le azioni più importanti. Questo era l'11 schierato da Zeman, 10-11 per 10-11 ha confermato la squadra scesa in campo contro la Pro Vercelli, l'unica eccezione Coda in luogo di Fornasier, poi Coda si è infortunato proprio nel primo tempo, è entrato al suo posto lo stesso Michele Fornasier. Per quanto riguarda invece lo Spezia, assente l'ex Alberto Gilardino, tra l'altro nel Pescara, prima volta in panchina, prima volta convocato dall'inizio della stagione, Ugo Campagnaro che è andato in panchina. Manfredini tre pali, De Col, Capelli, Gianni e Lopez a comporre il reparto arretrato, poi Bolzoni, Maggiore e Pessina a centrocampo, Mastino trequartista alle spalle di Granoccia e Forte, Forte trascorsi non proprio esaltanti, tutt'altro che esaltanti nel Teramo due anni fa, è stato compagno di squadra di Marco Perrotta, oggi ha fatto una buona partita. Allora vediamo, no, la sintesi, mandiamo la sintesi Max, la sintesi di un minuto e mezzo. Pavido e incolore, crollo senza attenuanti contro un avversario tutt'altro che irresistibile, affonda la squadra di Zeman senza ritmo, senza cattiveria e vis pugnandi, eppure avvio discreto senza però concludere, ma alla minuto 32 sugli sviluppi di una rimessa laterale in favore dei biancazzurri, Maggiore, classe 98, 3 milioni dello Spezia, anticipa Brugman, si butta dentro, Granoce svetta e Forte ricava per lo stesso Maggiore che tutto solo in diagonale infila l'ex Fiorillo 1-0, due cambi forzati per Zeman, prima Coda rilevato da Fornasier, poi Palazzi, problema al ginocchio, rimpiazzato da Koulibaly. Ripresa, il Pescara prova a reagire con Brugman, dribbling in corsa e fendente frustrato da Manfredini. Tra i liguri al nono Amari sostituisce Mastino, passano circa 20 secondi, Brugman scivola, spunto di Maggiore fermato da Fornasier, ma c'è Amari, proprio il neoentrato, controllo e destro che non lascia scampo a Fiorillo, 69 minuti giocati, già due gol in campionato per il franco algerino ex Latina. Il Pescara sparisce dal campo, Fiorillo si supera su Granoce che chiede un rigore per il tocco col braccio assolutamente involontario di Fornasier. Dall'altra parte occasione per Mancuso, solo un episodio, 28esimo, corner da destra, testa di Pessina, sale tardi la linea, il morso del diablo Pablo Granoce, 3-0 Spezia. Non è finita, il poker al minuto 37, De Col apparecchia per Francesco Forte che apre il piatto e centra l'angolino, secondo gol stagionale per l'ex attaccante del Teramo, Pescara al tappeto, Fiorillo evita il pokerissimo, che disfatta! Un'autentica disfatta. Allora vogliamo scorporare tutti i gol, prima delle telefonate chiediamo scusa per l'attesa, qui abbiamo due tecnici, due ex calciatori. Allora il primo gol subito dalla Pescara, rimessa laterale in proprio favore, battuta da Mazzotta, recupero palla perché là si vede subito insomma, no? Che sono più accesi i giocatori avversari, più determinati, più grintosi, guardate un po' che cosa succede, purtroppo non abbiamo tutta l'azione, purtroppo non abbiamo la rimessa laterale perché ci fanno sempre questo scherzetto, ci tagliano le azioni, sarebbe bello commentarle per intero, però insomma te la ricordi benissimo, no? Sì, ma come ho detto per altre situazioni di gioco, Mazzotta batte il fallo laterale, l'azione continua, però dopo si ferma, osserva, esatto. E non riprende la sua posizione. Ecco qua, vedi, a rallenti stiamo andando. Cammina, cioè, guardano la palla e nessuno fa la corsa, cioè era di facile lettura, certo. E questo gol ha spezzato la partita a favore della Spezia. Non si possono subire gol così, e ripeto, Mazzotta doveva, dopo il fallo laterale che hanno preso, doveva tornare in subito posizione. Subito in copertura. Insomma, ma rientra nel... hai ragione Bruno. Ma sia lui e anche il suo compagno di squadra poteva andare a chiudere vedendo che... Carraro poteva... Eccolo qui, fermiamo l'azione qui. Ecco, Carraro... Allora, praticamente sono in 3-4. No, allora, Coda è questo qui, era andato a saltare con Granoce. Allora, ci sono Perrotta e Crescenzi in copertura su Forte, vicino c'è Carraro.
in 4 su 1 4 esatto, su 1 sì. Al centro, quello lì da solo. Sì, ma sulla sinistra chi ha realizzato il gol, Carraro, cioè, certo, non puoi guardare la palla e non guardare l'avversario. Assolutamente. Cioè, era di facile lettura, completa, cioè, come abbiamo visto anche tantissime altre volte. Questo è un gol banalissimo. No, banale. Cioè, io alleno e alcune volte mi è capitato. Io mi arrabbierei moltissimo. Assolutamente. Io, se fossi anche compagno di squadra, mi arrabbierei lo stesso. Con chi non torni in posizione, perché non si anche può, perché l'altro, non si possono subire, l'altro era coperto da altri tre giocatori, non sì, è che fosse sì, solo, allora lui era preso in mezzo, tre erano sul ragazzo che ha dato la palla. Sono continue leggerezze e paghi coi punti. Assolutamente. Ma la rabbia soprattutto viene per questo, perché se uno ti fa una bella azione sotto l'incrocio, un 1-2 ci può stare, alzi le mani, gli stringi anche la mano, è un'azione, l'ha detto pure Zeman alla conferenza stampa. Da un fallo laterale per il Pescara, da una rimessa laterale per il Pescara, ha subito il gol. Però sono delle continue leggerezze. Sì. Se uno lo fa una volta, due volte, tre volte ci può stare. Però se continuano a ripetersi le stesse situazioni, secondo me bisogna porre rimedio a tutto questo. Assolutamente. Allora faccio. Tra l'altro la cosa strana è che nelle ultime due o tre partite il Pescara sul piano difensivo aveva anche, no, non si era macchiato di gravi omissioni. Parlo della partita con la Provercelli, sì, nell'unico gol fatto dalla Provercelli, veramente, effettivamente, insomma, qualche errore c'è stato, però si era già sul 3-0, ma anche a Bari non è che avesse poi fatto malissimo, voglio dire, la difesa, aveva cercato comunque, era comportata benino. Sì, però per il 75%, diciamo l'80% di gol che ha subito il Pescara, sì, sono stati degli errori per leggerezze e disattenzioni, il Pescara ha buttato via partite, siamo a ripetere rimonte incredibili. Sì. Per leggerezze singolo di reparto è di qualità. Può darsi, però, se gli eventi si susseguono sempre alla stessa maniera, vuol dire anche che la qualità dell'attore bisogna. E certo. Lì parliamo proprio di attenzione, perché Mazzotta che rientra camminando, Carraro che non dà uno sguardo per vedere se magari il giocatore, il suo compagno di squadra non c'è, ma la qualità non è mica il calcio, però è anche una questione di anticipazione. Infatti quello che stiamo dicendo, attenzione e concentrazione, un grande giocatore è quello che anticipa, a parte la qualità, voglio dire, no, ma sono tutte azioni di facile lettura. Sono d'accordo con te. Allora andiamo al telefono. Pronto a Rete 8 Sport e poi sentiremo Benalì, lo sfogo ieri al microfono di Enrico Giancarli. Anche questo è un argomento di cui si discuterà nelle prossime ore inevitabilmente. Parliamo con? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera Massimo, io sono Oscar da Bucchianico. Salve. Sì, senti, io ti volevo fare un discorso un po' più, diciamo, generico, anche perché, diciamo, un po' a livello, diciamo, tecnico, poi è sempre molto difficile. Allora, io penso che comunque nel calcio in generale questo debba valere, bisogna smetterla sempre di dare la colpa agli allenatori quando le cose vanno male. E quindi in questo caso anche a me non sembra che le responsabilità siano di tutte di Zeman, evidentemente la squadra non è ancora una squadra pronta o comunque non è una squadra di livello per poter fare un certo tipo di campionato, quindi bisogna un po' guardare un po' la realtà dei fatti e non è giusto, ecco, dare sempre addosso agli allenatori, secondo me. Sì. Anche perché già l'anno scorso avevamo visto che con il cambio di allenatore, Otto prima e poi Zeman, le cose non è che siano cambiate, quindi evidentemente funziona in questa maniera più delle volte. E poi diciamo che anche la società non è una società che bisogna biasimare, perché questa è una società che ha riportato comunque dell'entusiasmo in una piazza che si era spenta. Io mi ricordo proprio quando giocava Colonnello nei primi anni 90 con il Pescara, e comunque non era male, però in quegli anni, lo può dire anche Colonnello, parlare di Serie A era una bestemmia a Pescara, perché non c'erano i presupposti neanche a livello societario per poter fare la Serie A. Il Colonnello si ricorderà quei campionati con Otto padre, oppure con Delio Rossi, che la Serie A sembrava, parlo del campionato 95-96, mi sembra. Sì, 96-97.
Esatto, quei due anni. Beh, però la società era importante, ti correggo un attimo, c'era una società importante. Il giocatore era però Colonnello, che mi sembra che giocava, che c'era anche Morgan De Sanctis come compagno di squadra di Gianluca. Certo, cioè, c'era Carnevale, c'era Giampaolo, c'erano tanti. C'era Cannassa, Iuri Cannassa, non so se lo ricordate. Cioè, comunque quella era una squadra che Terracenere, pur Roseto, se vogliamo dire da tutta. Vabbè, cioè, quindi no, stringendo. Voglio dire, in passato pure, cioè, pur non avendo magari il prestigio, tutto quello che vogliamo dire, parlare di Serie A in quegli anni non è stato possibile poi nella pratica, e questo Colonnello lo può testimoniare, lo può dire. E quindi, cioè, non è neanche giusto, secondo me, adesso stare a dare la colpa alla società, parlare di una società assente. E tra l'altro, ecco, facendo sempre riferimento a quegli anni, ma sempre in un discorso più globale, io l'altra settimana sentivo parlare proprio per la disfatta che c'è stata della nazionale di calcio, no? Che non si è qualificata ai mondiali. Qualcuno in televisione ha fatto un discorso legato anche diciamo, al movimento calcistico in generale in Italia, dicendo che negli anni buoni, quindi negli anni in cui giocava anche Colonnello, anni 80 e 90, le società potevano, anziché pagare ingaggi mostruosi a certi giocatori che poi si sono rivelati pure, diciamo, dei giocatori un po' poco meritevoli di questo, anche in squadre tipo Inter e Milan. Ho capito. Però magari, ecco, parlo di società calcistica in Italia, non abbiamo una tradizione, che ne so, di avanzamento di centri sportivi certo. Quindi, beh, il problema è a monte. Grazie, dobbiamo correre, chiediamo scusa, però insomma ha ragione, no? Perché è chiaro che se c'è stata una eliminazione clamorosa dell'Italia ai mondiali, bisogna rivedere l'intero sistema. Riguardo alle società, cioè, noi abbiamo sfiorato l'inizio del campionato, certo, e poi 96-97. Poi il Pescara successivamente con De Canio, e anche nel 96 con Franco Ordo in panchina, con la Regina, ultima giornata in Giovanni andata a 2-0 a Salerno, campione d'inverno, come no. E poi insomma la società era importante, io a Salerno come allenatore, no, ad Avellino. Chi? Quell'anno di Avellino, quando tu eri ad Avellino, e quindi ricorderai quel 0-2 Avellino Pescara, lo ricordo, gol di Baldi, lo ricordo da varie posizioni. Baldi e Giampaolo, mi pare Baldi e Giampaolo. Allora lì avevate fatto una tattica del fuorigioco un po' strana, con tutti i giocatori quasi a metà campo. Vabbè, lasciamo perdere. Dopo vent'anni mi stai rimproverando ancora. Allora ti dico io la tattica che aveva fatto il Pescara. Pescara aveva fatto una grande tattica. Hai fatto un grande miracolo ad Avellino in sostituzione di Orrico. Ricordo benissimo quella stagione. Tra l'altro avevi Luiso che smise di giocare a qualche partita alla fine. Era stato venduto a Piacenza. Era stato promesso al Piacenza e si fermò a quota 19 gol, mi pare, in quella stagione. Quindi lì hai fatto praticamente un capolavoro. Purtroppo è andata male nelle ultime due o tre partite, in coincidenza proprio con il match Avellino Pescara. Andiamo al telefono, pronto Rete Otto Sport? Sì, buonasera. Buonasera, sono Nicola di Pescara. Salve Nicola. Salve, io veramente vorrei dare un po' la colpa a voi giornalisti, perché siete gli unici, a quanto insomma riesco a capire, che continuate a giustificare la squadra. Ve l'ha spiegato benissimo Pace, anche Filippo ha dato una spiegazione ottima in quelle che è. Cioè la squadra o non ha capito quello che l'allenatore vuole, o l'allenatore non ha capito questi giocatori, non riesce a spiegare che cosa vuole. Quindi, cioè, fino adesso la squadra non ha praticamente non si è capito che cosa vuol fare. E quindi il giornalista che deve fare? Quindi il giornalista che deve fare? Non ho capito. Sono uno di quelli che sta al bar a guardare la partita. Sì, ma mi spieghi che cosa deve fare il giornalista? Mi deve sentire. Sì, mi ascolta? Dire, tutti dicono la stessa cosa. Quindi che deve fare il giornalista? Che deve fare il giornalista? Lei sta dicendo la colpa dei giornalisti. Che dovrebbe fare il giornalista? Ho guardato un'altra partita. Noi guardiamo un'altra partita, ma guarda, facciamo una cosa, ci salutiamo qui. 21-23, vediamo il secondo gol subito. Scusami, pubblicità. Pubblicità? Andiamo in pubblicità.
21 e 28, allora in Serie A Bologna Sampdoria 3-0 alle 15, alle 18 Chievo batte Spal 2-1, Sassuolo 0 Verona 2, siamo al 41esimo di Cagliari Inter, Inter in vantaggio, Cagliari 0 Inter 1 in Serie D. Prima che mi dimentichi, si sono disputati due anticipi nel girone F: Nero Stellati Monticelli a Sulmona 1-1, San Nicolò all'ex Castrum di Giulianova San Giustese 1-1. Il resto del programma domani, naturalmente piatto forte alle 14.30 allo stadio Valle Azzurra di Francavilla, il derby tra Francavilla e Vastese, Vastese che viene da 9 risultati utili consecutivi, 8 vittorie ed un pareggio per la squadra di Colavitto, terza in classifica. Analizziamo il secondo gol subito dal Pescara, vedo particolarmente reattivo Bruno Pace. Allora, il secondo gol subito dal Pescara che nasce da un infortunio, diciamo così, di Brugman che scivola. Allora, vediamo un po', perché al rallenti possiamo proprio apprezzare meglio, nel senso questo, sì, ecco, scivola, ecco, poi, no, poi, da qui non si vede, poi, tra poco no, vedremo, sì, scivola, però dopo quello ha dribblato quattro persone, poi ha avuto fortuna nell'ultimo rimpallo, certo. Tutto quello che ecco. Vuoi, ma quattro persone da metà campo in avanti si fermano, aspetta, no, con calma, stiamo, ecco qui Brugman in fase di impostazione, sì, può capitare, può capitare, per carità, infatti è un infortunio, ho detto, no. Nulla da, cioè, Brugman ha giocato malissimo, però insomma qui è stato anche sfortunato. Bravissimo Maggiore, che è stato tra i migliori in campo, che taglia il campo. Taglia il campo, poi viene fermato da Fornasier al limite dell'area. Guarda, Perrotta già sbaglia l'intervento lì perché rischia un calcio di punizione, una ammonizione secondo me. Viene fermato da Fornasier, lì a Maria è entrato da 20 secondi in campo, controlla destro, palla all'angolino, nulla da fare per il lui calcia, sì. Fornasier in corsa, però prima di Fornasier c'è l'altro, sì. E cerca un metro, però si ferma, giusto, Fornasier si gira di spalle, sì. E alza la gamba e la palla va sopra, guarda all'anticipa, questo è l'altro gol. Dobbiamo tornare indietro, Max, torniamo indietro altrimenti ci perdiamo tutto il discorso di Gianluca. Allora, sì. Ecco qui. Allora, viene fermato proprio in questo momento da Fornasier. Sì. Ecco. Sì, wow. Ecco a Marie che stoppa verso, sì, l'esterno. Sì. Si gira. Sì. Passa sotto le gambe e prende gol. Sì, sì. Anche perché alza le gambe così. Il movimento lo potevano fare un po' meglio, perché era in ritardo. Là l'unica maniera di prendere gol lì è che ti passa sotto le gambe il portiere, impossibile, sì, che prende la palla. Lui doveva soltanto accorciare, perché Massimo Tonico doveva andare sulla traiettoria. Doveva andare perché cioè è un, sì, sì, prego. Sì, è un movimento perché la gira. Zona pericolosa, la parte sinistra è coperta dal portiere, sì, della porta. Quindi chi doveva accorciare? Scusa, per capire bene. Fornasier è uscito, però Fornasier è uscito, ora esce. Adesso. Quando calcia si gira e gli passa sotto le gambe. E in ritardo non poteva mai arrivare. L'importante è che l'avrebbe potuto. Non si sarebbe dovuto girare, sì, questo un po'. E avrebbe dovuto mirare la traiettoria del pallone, proprio andare addosso alla linea. C'è l'altro che poteva accorciare invece. Vediamo un po' chi è l'altro, perché l'ho perso di vista. Perché Chiesa l'ha stoppato verso. Allora, qui Maggiore salta, sì, per Rotta, che rischia il fallo e l'ammonizione. Era Carraro. Ecco. No, aspetta, no. Per Rotta che si è rialzato. Sì. Dovrebbe essere proprio per Rotta, vicino a Fornasier. Sì, per Rotta. Soltanto si poteva evitare così, pressandolo senza girarsi, perché è impossibile, sì, arrivare, perché ha fatto movimento e dopo è ripartito, l'altro era più in vantaggio. L'unica maniera era non girarsi. Non girarsi. Sì, vediamo allora il terzo gol. Terzo gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da destra, sempre nel secondo tempo. Tra poco lo vedremo, questa è l'occasione credo di Mancuso, che ha avuto una buona opportunità sul 2-0 per riaprire l'incontro. Colpo di testa di Pessina senza troppe pretese, a dire il vero, la difesa salta molto lentamente. No, è la difesa, chi stava sul, diciamo, sul secondo palo non è uscito. C'erano Mazzotta e Brugman gli ultimi. Sì, non. Tengono in gioco Granoci. Sì. Da qui si vede quando sbaglia a calciare, perché prende la palla sotto quei tacchetti, se vedi, guarda. In queste situazioni, quando la palla va così, che si esce, gli uomini bisogna prenderli, perché a rischiare
a rischiare il fuorigioco, puoi subire gol così. Ah, ecco. Perché sono rimasti 4 vanno avanti, 4 sì, vanno avanti e 2 restano dietro. Infatti. Guardano la palla, però la palla passa lì. E poi nella parte centrale sono 4 contro 2. Tra l'altro, un vuoto proprio. Sì. La parte però, centrale non deve mai accadere. Sì, sì, è questione di attenzione, però siamo già sul 2-0, può anche capitare così. Però se si decide di uscire devi scattare, se la palla va, se si decide tutti di salire. E chi la guida la salita? Baresi la guidava il mio, qui la guida la salita. No, ma in questa situazione la palla non è veloce, la palla è lenta. La palla è lenta e viene colpita di testa, cioè devi pure calcolare che se uno sta così, come diceva pure il mister che ho avuto, cioè mi arriva, io sto così, la palla o là, cioè non può andare, faccio così, cioè se sto e anticipare, fai movimento verso il cielo, lavala tu, lì. Tu eri titolare con me, sì. È vero, ricordatelo. Allora abbiamo ancora un minuto, credo. Non so se c'è un'altra telefonata, altrimenti leggiamo qualche post. Max, telefono, pronto Rete 8 Sport, velocemente, parliamo con... Sono Dante di Pescara. Salve Dante. Volevo fare una domanda al signor Pace. Sì, prego. Ma come mai? Ma l'allenatore che vede la partita non vede che i giocatori quando arrivano al limite dell'area non tirano in porta, ma passano addirittura dietro la palla? Adesso va di moda il giro palla, tutti questi palloni tornano indietro. Zeman non glielo dice che devono tirare in porta, ma è possibile che Pescara diverse partite non tira mai in porta? Questo è vero. Vabbè, non tira mai in porta perché non arriva mai. Ma tutte le squadre avversarie, come il terzo gol, tira da fuori area. Noi non tiriamo mai, ho visto Mancuso che prende la palla e la tira indietro. Allora, Capone prende la palla e la tira indietro. Vabbè, non affondano mai. Noi giochiamo perfetto, grazie Dante. Dante, noi giochiamo con i due esterni, Mancuso e l'altro, e quindi giocano sull'esterno. Semmai loro si trovano al centro per tirare loro con questi passaggi qua. Ma il problema... ha dato l'impressione di essere un po' lezioso il Pescara negli ultimi è lezioso perché c'ha un gioco con tre attaccanti, certo, che non hanno dribblato una volta l'uomo. Ragione, Dante, sull'argomento sono d'accordo con sì, te. Però per esempio Brugman ha tirato da fuori oggi, il portiere gliel'ha parato, non si è sviluppata mai l'azione di profonda che prova. Brugman prova noi pochi gol che abbiamo fatto li abbiamo fatti tutti quanti con uno che dal centro porta una palla sul dischetto a rigore, si inserisce l'altro come stava succedendo nel primo tempo, una grande azione che poi ha sbagliato l'appoggio. Quello è il nostro modo di giocare, cioè, non giochiamo con le due punte centrali, quelle cose. Però quando capita oggi i nostri esterni non hanno toccato una palla oggi, tutti anonimi è chiaro, anche al centrocampo Brugman male, anonimi gli esterni, quindi anonimo per forza anche il nostro centravanti, cioè, che non ha mai ricevuto un pallone. Non è che non gli dice di tirare, che oggi noi non ci siamo posti mai in condizione di tirare. Non si è salvato nessuno. Forse magari Crescenzi, magari tu non sarai d'accordo, Bruno, no, è sufficiente Crescenzi. È un buon e giocatore. Poi anche, devo dire Fiorillo, perché ha evitato il pokerissimo e ha fatto anche un'altra grande parata su Granoce. Quando Granoce ha reclamato un fallo, un penalty per un tocco col braccio di Fornasiera, assolutamente involontario, tra l'altro si trattava del braccio di richiamo. Noi ci dobbiamo fermare, vero Max? Ci dobbiamo, purtroppo, lo dice lo stesso regista, ci dobbiamo fermare, ci scusiamo con quanti hanno chiamato, si sono prenotati, ma il tempo è tiranno, come direbbe Bruno Pace, tempus fugit. Grazie a Gianluca Colonnello. Buonasera. Grazie Bruno, grazie. Ah, dobbiamo salutare Carlo Farina per il gentile cadeau. L'amico carissimo, insomma... Miglianico, lui è un dirigente del Miglianico, io l'ho conosciuto quando mio figlio Vittorio giocava col Miglianico, ci siamo conosciuti lì, è una persona bravissima e anche del buon vino. Assolutamente. E infatti tu mi devi dare 5 litri, te li sto per dare, appena chiudiamo. Grazie a tutti, grazie a Max Facilio in regia, a voi per l'attenzione, buona serata.